Senti, a tuo giudizio, nella tua squadra, sì, chi è qualcuno dei giocatori che ritieni può avere qualche chance per poter fare ancora meglio, magari andare a giocare in campionati più importanti? Secondo me il 2001, il 2 Fighi, è un ragazzo che diciamo è stato convocato pure in rappresentativa, è un ragazzo che diciamo ha un bel fisico, e oggi ha giocato contro un giocatore esperto e non si è spaventato per niente. Secondo me questo ragazzo può fare strada. Senti, posso chiederti un giudizio, sì, fuori dall'Altofonte? Sì. Parliamo ovviamente qua a Palermo, la maglia, sì, rosanera è quella che, certo, che fa brillare un po' tutti. Ieri ha vinto con il Padova, sì, sì. Ecco, ecco, da presidente, ecco, come hai visto tu questa partita, questo successo e quanto è importante in chiave diciamo promozione in Serie A? Ma io ci spero molto che il Palermo ci porti di nuovo in Serie A. E diciamo che è una bella squadra il Palermo, allora penso che la società si sta riassettando e penso che non ci dovrebbe essere un problema per andare in Serie A. Senti, un'ultima battuta, dei giocatori del Palermo, se dovessi poter rubargliene uno e portartelo qui a Altofonte, anche se è un campione, dico, ecco, chi li ruberesti? Beh, a noi ci manca l'attaccante. Ah, e quindi chi sceglieresti? Nestorowski? Nestorowski. Sicuramente. Sì. Ci troviamo con Vito Maggio, che rappresenta per me un maestro e naturalmente un'istituzione del giornalismo qui in Sicilia. Senti Vito, una occasione bellissima perché ci rivediamo dopo che 39 anni fa questa manifestazione nasceva e ti seguivamo ai tempi con TRM, col Giornale di Sicilia eccetera, perché nascevano le televisioni private e nasceva questo grande evento al quale hanno preso parte poi grandissimi campioni di tutto il mondo, giornalisti che sono diventati i numeri uno non solo in Italia ma nel mondo, e registi che hanno fatto poi le loro fortune e anche loro. Quindi una manifestazione che tu hai fortemente voluto e che oggi raccogli sempre questo grande affetto da parte di tutti. È stata, come c'era in un comunicato stampa, una felice intuizione che ho avuto negli anni 70, alla fine degli anni 70, esatto, quando per rapporto avuto con la cinematografia sportiva dell'Unione Sovietica, allora si venne l'idea di far nascere a Palermo questa rassegna che era dedicata ai film a soggetti sportivi. Una manifestazione che ha avuto successo sin dall'inizio, cioè alla prima edizione c'eri tu, quindi sei gentilissimo. Di manifestarsi, comunque col tempo è riuscita a migliorare ed io sono contento per quello che ha fatto l'attuale direttore a Palermo, Roberto Oddo, e sono grato a lui e sono grato a tutti quelli che partecipano a questa manifestazione perché la rendono sempre più grande e sempre più appetitosa. Ecco, se qua c'è il direttore, se vuoi. Sì, sì, vieni, te la posso fare dire due parole, sì, approfitto, al volo, dai, al volo, al... Sì, sì, al volo te lo lascio. Senti Roberto, un'occasione questa, come ricordavamo, sì, no, ricordavamo con il nostro maestro, sì, per questo senso, per rivivere e portare avanti una manifestazione che è cresciuta sempre nel tempo. Assolutamente sì, e devo tutto a mio papà che mi ha adottato per questa meravigliosa esperienza che è più grande di me sicuramente. Spero di essere degno di quanto ha fatto quest'uomo sono degno? Va bene, detto sono degno, tutto a posto. Gli rubo solo una battuta, sì. Palermo, primo in classifica, e cosa vuoi augurargli? Tu che l'hai seguito e felice, sei stato felice di vedere questo Palermo lì. Io guardavo che c'erano testi, secondo testo, eccetera, dove gli acci perdono e poi oggi è proprio giusto anche Cagliari. Certo. Okay. Grazie sempre e a domani ora. Grazie. Arrivederci. Grazie.